una storia campari urria dal comune famiglia austera non è frutto da me fantasia ma crediti mia storia vera la famiglia da Scalone nell'onore passa offesa di Pippino lo bello garzone un patil della povera Agnesa Agnesa in gran passione va diritta al procurato va di fare a confessione e scontare il tuo so peccato Che studi? Pascoli. Da me, da solo, solo e famelico per l'erta mossi, rompendo ai triboli il piede e la mano. Piangendosi, forse, ma piano, consolata dov'è? È andata fuori per il bucato. Agnese, perché hai paura? No! Sì. No. Ma che cosa mi fai fare? Sciagurata, cedesti. Sono tanto vergognosa, pace. Mi faccio schifo. E durante l'atto lussurioso non ne provaste schifo, eh? Sì, sì, subito dopo, pace. In ritardo, disgraziata. Che ci posso fare? E tu non lo devi vedere più. Ma come faccio? Sempre per casa, sta. E tutte le volte che lo vedo, mi sento struggere. E tu non devi guardarlo. Mi sforzo, ma non ci riesco. Vergogna, vergogna.
Devi vincere il demonio. Devi pregare, punire la tua carne. E prega, 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 prega. Come siete pallida, signorina? Vi sentite male? Mm. Datemi le briche, vi porto io. E anche oggi giornata piena, con istruzioni in ordine chiuso. Montaggio e smontaggio del moschetto in cui mi distinguetti per capacità e memoria. Indi rancio speciale con rigatoni al sugo veramente mondiale. E marmellata di fichi che durante la notte mi procurarono il solito disturbo. Con un grandissimo prurito che non mi fece chiudere un occhio e perciò ne approfittai per pensarti moltissimo. Ah, uomo di penna questo tuo fidanzato, animo poetico. Raramente lo esse stupidità più stupide di queste, te la può leggere. Ah, un momento. Baci appassionati sulla bocca. Sante cretina, scriverai a questo scostumato che certe sconcezze le scrivesse a sua sorella. E se mi viene a mano un altro simile sotterfugio, le sue prossime lettere finiranno direttamente al no, tetto. Vincenzo! Pausa l'offue! Mano di ricotta! Consolata, la porta! Sì, sì, ora. No, no, aspetta, vado io. E Peppino, mamma? Buonasera, Matilde. Buonasera. Peppino, sei tu? Buonasera. Oh, Peppino, avanti, avanti. Buonasera, Peppino. Buonasera. Come siamo eleganti. Mi sono permesso un piccolo regalo. Cioccolatini, Matilde, aprili tu. Sì. Ma non ti dovevi disturbare. Accomodati, Peppino, accomodati. Sì, grazie. Matilde, un rigorino al tuo fidanzato. Sì. Assettete. Grazie. Faccia assaggiare un zibibbo nuovo. Signorino. Ciao. Quest'anno venne buono, l'anno scorso fermentò. Agnese, Agnese. Ah, oh. Ma che dici? Cretina. Scusatemi, non mi sento bene. E ora, uno va. Agnese. Ma che ha Agnese? Ma da qualche giorno è tutta storta. Sarà che studia troppo. La notte Agnese parla. Come parla? Nel sonno? Che dice Agnese? Che dice? E che ci capisce? Borbotta e sborbotta. E perché? Ma che stupidaggine sarebbero queste? Sarà un poco di riscaldo. Domani mattina ci do acqua di lattuga. No, non voglio, non voglio. Deve farti coraggio. Se tu lo fuggi c'hai paura. E se ti fa paura sei presa dal demonio. È notizia da Roma. No, ancora no. Ma è più di un mese che spedi la cosa. La documentazione per il concorso. Adesso aspetto ragguagli da quel mio parente del ministero. Ferratissimo dovrai essere, perché queste poste di vicecommissario sono tra i più ambiti. Beh, il mio nominativo si trova ad avere
L'appoggio di mio zio, che è Monsignor Regalbuto. E al momento giusto ci facciamo mettere il buon peso da quel mio cugino avvocato, che è amico del fratello dell'onorevole Randazzo. Che non fu buono ottenere l'esonero dal servizio militare. Certo, cretino. Mamma, un cioccolatino. Grazie, uno anche a me. Nonno, state buono, state buono. Papà. Oh, sono al latte. Uno solo, Matilde, che a tua sorella ci danno riscaldo. Stai un vecchio. Ah. Meno male, va. Certo che. E l'idea di andare a vivere a Roma, lontano da mamma e papà, mi mette un po' d'ansietà. A tutto ci si abitua. No, grazie. Agnese. E prendene uno. Li porto Peppino. Consolata, sei allegra stasera? Aspetti qualcuno? Mi scusate, signora. Prepara il caffè, piuttosto. Raccogli. Anche quello. Fermo tu. Antonini! Cose da pazzi. Io non capisco, stava così buona tutto il giorno, che cosa le sarà successo? Il giorno? Papà? Che c'è? Peppino se ne dovrebbe andare. Ma come, già leva il disturbo? Non sarà forse per quella... No, che ho da mandare a mente alcuni capitoli di medicina legale. Ah. Lo posso accompagnare? Va, va. Buonasera. Arrivederci. Oh, bicchiere. Ah, sì. Buonasera. Ciao, Peppino. Rosaura. Ciao, buonasera, signora. Buonasera, Peppino. Matilde. Tre minuti. Sì, papà. Prego. Consolata, il suo caffè. Sì. Hanno porto. Sì, subito. Beh. Peppino, mi vuoi bene? Moltissimo, Matilde. Ma adesso devo proprio andare. Ma così subito? Non è passato nemmeno mezzo minuto. Lo so, ma questo impegno dello studio mi rende nervoso. Ho anche mal di testa e dovrò passare la notte bianca sui libri. A letto e leggerò un po' di libro anch'io, così mi sentirò più vicino a te. Ti saluto per me. Vieni domani? Spero, non so, forse dopodomani, lo studio. Non ti strapazzare. Guarda come dondolo, guarda come dondolo. Faccia, ci vuole faccia nel pisalto. Feci male. Ma Agnese non parlerà, non è mica pazza. Pazza. E se fosse pazza? A Dio credere almeno nella preghiera. Ma tu chi sei? Chi sei? Non rispondi. Sei un uomo. Sei un figlio. Chi sei? Peppino, con chi parli? Chi c'è con te? Mamma, studio, ripasso, manda a mente! Sono tanti giorni che stai chiuso. Riposati. Vieni a respirare un poco d'aria. Mi fai schifo. Visione. Tenetemi, fratelli.
Chi sono? Quelle del mese scorso oppure... Già un mese passò. Due sono quelle dell'altra volta. Ah, prima non mi pare. Cambiarono il locomotore, ma i vagoni sempre quelli rimasero. Sì, vagoni. Vagoni! Un insigne clinico sosteneva che l'uomo nell'arco della sua vita ha circa 100.000 cartucce da sparare. Però non c'è male, eh? Avvocato mio, per me quel clinico insigne era un gran fesso. Abbiamo prenotato 3 camere. Bentornate. Grazie. Signorine, possiamo avere l'onore di offrire qualcosa da bere? Grazie, molto gentile. Dopo che si sono un poco rinfrescate, giusto? Senz'altro. A presto. A presto. Dicevo, avvocato, e questo insigne clinico era un grandissimo fesso. Un grandissimo fesso, e come sarebbe? Perché un uomo degno di questo nome spara almeno una cartuccia al giorno da 18 ai 60 anni. Perciò se la matematica non è un'opinione... Arrivarono, eh? Arrivarono. Peppi! Non arrivò. Chi? Il dottor Schiavone, non ve lo dissi, doveva recarmi un promemoria per la preparazione al concorso per i quali, cioè, i posti pare sarebbero 12, non più 10, e quindi le possibilità in tal caso sarebbero aumentate. Bravo, bravo. E come mai da qualche giorno non ti fai vedere più a casa, eh? Perciò lo disse a Matilde, mi preparo all'esame, 16 ore di studio al giorno. Anzi, adesso vado a casa. Se arrivasse il dottore Schiavone, dica che io eventualmente repasso. Bene. I miei rispetti, don Vicenzo. Va, va. Dunque, cari amici, come vi dicevo, se la matematica non è un'opinione, 60 meno 18 fa 42. Perciò 42 per 365 fa... Prego, prego. Annina, che fate, Rosaura? Siamo al bagno. E sempre al bagno state, che fate? Agnese? Sto qua. Ricama Agnese, lavora. Rosaura? Segno. Brave, su. Su, lavorate. Matilde, quando lo finisci questo corredo? Mamma, cerca, non trovo più la fotografia di Peppino. Quella da studente. Ai. Che fai, Agnese? Me sono punta. E stai attenta, macchierai il lenzuolo. Mamma, io non mi sento bene. Infatti sei pallida, non vi sembra? Sì, un poco. È bianca, è quasi verde. E perché mangi poco? Vuoi un ovetto sbattuto col marsala? No, mamma, non voglio niente, lasciami in pace. Ma ti devi sforzare. Guarda le tue sorelle. Guarda Matilde, com'è bella grassa. E tu sei secca, sembri un ragno. Ma che è colpa mia se sono secca? Mamma... Peppino sono quasi 7 giorni che non si fa più vedere. Deve studiare per il vostro avvenire. Sì, ma insomma, una visitina ogni tanto, che ci vorrebbe? Ma che c'ha, Agnese? Rosaura, vai a vedere. Uffa. Mamma, la notte io credevo che parlasse, invece prega. Come prega? Tutta la notte non sta mai ferma, si è rivolta nel letto. Oh, santa Madonna. Mamma, si è chiusa dentro. E non voglio che Matilde soffra di causa mia. Perciò torna, Peppino, e non temere. Io saprò tacere col segreto della mia colpa, che fu quella di cedere alla lussuria. Addio. Non tener conto se qualche lacrima bagnò questa lettera. Agnese, che fai? Che fai lì dentro? Vengo, mamma. Agnese! Vengo! Che facevi? Niente, mamma, un po' di disturbo interno. Mia colpa che fu quella di cedere alla lussuria. Francesca, a caso!
Rosaura il 20, Matilde il 25, Agnese il 27, lui. Oggi chi è? Il 31 luglio. Signora, vi serve qualche cosa? Vincenzo, tu lo sai che cosa significa lussuria? Cedere alla lussuria. Ah, quest'ora? No, Vincenzo, sono parole che ha scritto Agnese in una lettera. A chi? Non lo so, Vincenzo, sono preoccupata di quella ragazzina. Che fa? Penitenza. Tre ore di macchina, ma nelle vacce in paese non ce l'avete. È pronta. Subito, subito. Aspetta. Fermati. Papà, ho speso 3.000 lire. Di benzina. Femmina è, o prima o dopo le doveva succedere. Chi è stato? No, non è vero, non so niente. Non ho fatto niente. Non sa niente. Bisogna fare l'analisi delle urine. Ferma! Visitatelo tutti! Tutti e tre! Sono della mia signora. Urine, eh?
Sì, della mia signora, mia moglie. Analisi generale? Eventualmente per appurare eventuale gravidanza. Nome? Come? Il nome. Ah, Pisciotta. Ci vorranno un paio di giorni. Tanto ci vuole. Senta. Io sono il cugino dell'avvocato che cura gli interessi del fratello dell'onorevole Randazzo. Ah, ma allora... Allora è diverso. Prego, si accomodi. Faremo prestissimo. Oggi con la prova immunologica si può avere la risposta in meno di mezz'ora. Come un telegramma. Signor Pisciotta? Signor Pisciotta? Tutto ok. L'analisi è riuscita positivamente. Complimenti per lei e per la sua signora. Signor Pisciotta? Signor Pisciotta! Ma chi fu? Chi? Chi fu? E dove? Quando? Non sta mai sola? Mai? Forse... Forse a scuola? No, no. E chi allora? Chi? Gli amici di famiglia? Forse... Forse il dottore? Impossibile. Forse in parrocchia, Don Mariano. A Scalone. Ah, pardon, pardon. Ma allora dove? In casa? Peppino? Ma no. Antonio? Ah, ma che sto dicendo? Che? Via, mi sono addormentata. La vada sta padusa. Ma non mi c'è! 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 Ma non mi c'
avanti, no. Niente, cara. Ma che è successo? Matilde! Ma che è successo? Siete impazziti. Successe qualche cosa a Matilde! Agnese! 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 Che? L'ha messa incinta. No. Due volte traditore, ma se non la sposi subito ti scaccio. Don Vincenzo! Disperato! No, moderatevi, prego! Prego, Don Vincenzo, moderatevi! Sta fermo! Amalia, sta fermo! Sta fermo! Amalia, sta fermo! Don Vincenzo, ce la porta come vuoi. Ripareremo. State tranquillo, che ripareremo. La voglio riparare. Massimo 15 giorni. Scrivi! Ma povera Matilde, così resta compromessa davanti a tutti. A Matilde... E io lo dico per lei, non per me. A Matilde ci penso io, scrivi! Matilde, virgola, ti restituisco la promessa di matrimonio, punto. Ma perché? Perché che gli ho fatto? Così all'improvviso, senza alcuna spiegazione. Non chiedermi il motivo di questa mia decisione, ma perché? Matilde, stai calmo. Se Agnese è una svergognata, io che c'entro? Veleno che ti avvelena che tu potessi ammutire. Calmati, Matilde, calmati. Compromessa davanti a tutto il paese, a dita e a risa mi segneranno da non uscire più di casa. Stai tranquilla, ma tutto tuo padre non ti farà morire, zitella. Tutto per colpa di quella schifosa. Basta, Matilde, basta. Tutto per colpa tua, che ti fai disonorare dai carabinieri. Dai carabinieri. Oh, attia, o barone non sta? Da Inge. Ah. Un barone si impicca! Correte, un barone si impicca! Sapete come viene? Mi dico. Andiamo a baciare le mani al barone. Però, grande, spazioso. È tutto ciò che mi è rimasto del palazzo, affittato stanza a stanza come un albergo di quartordi. È l'ultimo rifugio. Barone, credete alla mia confusione. Ho messo in imbarazzo la vostra dignità. Non vi dilaniate a scalone. La dignità di un gentiluomo si appalesa soprattutto nell'indigenza. Ve prego, passiamo nell'antisalone. Dopotutto, posso dire di avere acqua corrente e una sede per gli ospiti. Accomodatevi. Come fu? Se mi posso permettere... Come fu che, sì, insomma... Ereditai da mio padre le sue mani bucate. Vostro padre, lo stimatissimo barone Riprando, lo ricordo con commossa devozione. Sapete la cava di cui sono proprietario? Egli ebbe fiducia in me e mi prestò il denaro. Ah. Che gli restituì puntualmente. Ah. Fu esattamente nel 30 circa, non potete ricordare, eravate bambino. Vedete il suo ritratto? Era lì. Fu l'ultima cosa di cui mi desfeci. Mio padre era brutto, ma il ritratto pregevole. Beh, tanto brutto non direi. Aveva gli occhi, uno alla padella
e l'altro al gatto, come si dice. Ma era così gentile. Ricordo quando incontravo le mie bambine all'uscita della messa, ci offrivo dolcetti, caramelle, gelatini. Ci piacevano le mie bambine. Voi ve le ricordate? Rosaura, Annina, Matilde. Matilde, Rosaura e Annina. Ah, e quello è Antonio. Caro Scalone, siete un padre fortunato con tanti bei fiori da farvi ghirlanda. Il merito non è mio, è della fioraia. Matilde, fai gli onori di casa al barone. Prego. Accomodatevi, barone. Grazie. Accomodatevi. Ma chi su qui? Il barone, no? Barone. Che fu? Chi arrivò? U barone, che giù tu palazzone neuro. E che ce fa qua? Mi posso sbagliare, ma quello è il nuovo fidanzato di Matilde. A Don Vincenzo ci si legge in faccia. Povera Matilde. Peppino. Peppino era meglio. Ma allora se Matilde sposa un barone? Niente. Ah? Beddu. Beddu. Che aroma paradisiaco. Il finocchio di montagna, secondo le regole ci metteste, Sublime. Voi ci scuserete, signor barone, se ci siamo permessi di cominciare con un piatto così pesante. Ma fu un'ottima idea. Fu un'idea di mio marito. Mi disse, facci un bel piatto sostanzioso, perché un barone... Barone, la pasta di casa la fece Matilde con le sue mani. Complimenti, bravissima. Faceste il cannizzuolo. Oh, personalmente lo preferisco al maccarrone di zita. E magari al falato con l'ubertoso. Barone, ma voi siete veramente un esperto. Un simpatizzante, solo un simpatizzante. E di secondo che c'è? Beh, mi sono permessa, siamo a San Giovanni. Altro indovinato, le chiocciole, i babbaluce. Come avete fatto, barone? Ma il profumo, madame, il profumo che è già nell'aria. Come si dice... Babbaluci a sucari e femmini a vasari non possono mai saziare. Simpatico, eh? Un signore. Peccato i denti. Effetto sorprendente. Baciamo le mani. Stanno bene insieme? Bene stanno. Io penso che ormai a Matilde ci si possa dire tutta la verità, col dovuto tatto. No, non ancora. E perché? Per via dei denti. Un canino e due incisivi mancanti. Ah, già, si vede? Matilde dice pure che si sente, ci dà un po' d'alito forte. Ah, ma allora gliene parlo subito. Ma col dovuto tatto. Stai tranquilla. Barone! Barone, lasciamo un po' le femmine fra loro. Vai, Matilde, va. Facciamo quattro chiacchiere fra noi. Barone, voi da quale dentista vi servite? Si nota, eh? Si vede. Lo so, quando rido si vede. È un peccato, siete ancora giovani. Ma ho superato l'età della dentizione. E questi da soli non ricrescono. Credetemi, non ricrescono. Non vi preoccupate, barone, a tutto c'è rimedio. Conoscete il dottor Paternò? È il miglior dentista della provincia. Sì, ma io purtroppo... Ci parlo io. No, troppo non disturbo. Non vedete pensiero, ci parlo io. Oh, Matilde. Vai, Matilde. Prego. Ma
Don Orlando, mi ricordo quell'impegno. Sì, sì. Tocca a noi ora. Non ti preoccupare. Don Orlando, salutiamo. Buonasera, salutiamo. Buonasera. E di Peppino, che ne è? È malato. Malato? Cornuto è. Papà. Mamma. Io Agnese non la voglio. Che dici? Come non la vuoi? Io la moglie la voglio illibata. Mamma, perché proprio a me mi si vuole negare questo diritto? Perché? Ma dico, tu lo guardasti bene in faccia, Don Vincenzo? Rispondete voi piuttosto, ma con tutta sincerità. Voi l'avreste sposata, mamma, se si fosse comportato come Agnese Scalone si comportò con me. E che c'entra sto discorso? Eppure non è che non ci provaste. Beh, che significa? L'uomo ha il diritto di chiedere e la donna ha il dovere di rifiutare. Appunto, per questo non la voglio. Agnese non si rifiutò, non è vero? E io la buttana in moglie non la voglio. Oh. Ma io con Don Vincenzo mi sono impegnato. Tu però non rispondesti alla domanda di Peppino. Se io t'avessi ceduto, tu mi avresti sposata. Beh... immancabilmente no. Volete, rompetevi la carina, sul naturo caricato, piano! Nino, Stamina quando spara, ah! Ah, sì! Carmelo, Stamina! Avanti, mangiapane, ci arrivando! Se i galepano non si fanno vivere entro oggi, stasera ci faccio vedere inverno e purgatorio. Ma qui? Don Mariano. Don Mariano! Oh, Don Mariano, e qua lo buon vento. Ehi, a Scalone. Come va? Siamo qua, siamo qua. Non sono qui per caso, ma per una cosa che vi sta molto a cuore. Ah. L'avete intuita? Don Mariano, io potrei anche averla intuita, ma voi me lo dovete dire. Venne da me donna Amalia. Ah. Mi ha detto tutto. Ah. Donna Amalia Carefano è una donna troppo intelligente, simpatica, religiosissima e è molto, molto prudente. Ah, certo, simpaticissima. Vedete, carissimo, il matrimonio non è un mezzo per riparare un fallo. Sì, sì. Voglio dire che il fallo c'è e va bene. Ma ciò non giustifica che per repararlo se ne commetta uno peggiore, come quello di celebrare un matrimonio che non dia sufficiente garanzia di unione, solidità e affetto. Eritis anime duo in corpore uno, non dimentichiamolo. Per carità, senz'altro. E quale garanzia una tale unione darebbe per quanto attiene alla educazione dei figli, scopo primario? Ah. Insomma, Peppino Califano è un solennissimo mascalzone, ma secondo la Chiesa non è obbligato di sposare Agnese. Non è obbligato? No. Secondo la Chiesa? Appunto. Ma se noi altri siamo tutti d'accordo? No, dicevo che questo è anche il parere di donna Amalia. Prego. E anche il parere di donna Amalia e di suo figlio Peppino. A brutte canaglie schifose! Ascalò! Don Vincenzo! Calmatevi! Dove andate? Fermatevi! C'è Don Orlando, donna Amalia, Peppino? Non c'è nessuno. Ah no, eh? Oh, Don Vincenzo, ho lavato! Hai lavato! Ma va! Ah, Don Vincenzo, non c'è nessuno! E dove sono? Un osaccio! Thank you.
terza battuta. Piodio, Piodio! Riprendere la lettera G, via! Vostro figlio. E è partito. Partito, Sì, ho dovuto partire improvvisamente. Come improvvisamente? E vostra moglie, anche lei? Don Vincenzo. Vi eravate impegnato. Don Vincenzo, vi giuro, è stata un'iniziativa della mia signora. Io non c'entro. Come non c'entrate? Uomo, uomo siete, o marionetta. Ci avete dato la vostra parola. È un uomo che non deve mantenere il suo. Non venite qua, non scappate. Ma che succede? Dove c'è? Niente, non è successo niente. Niente, un piccolo malinteso. Riparabile, spero. Riparabilissimo. No. Che colpa ne ho io se Peppino scappò? Zitta, cagna! Piovano per carità, Matilde, il barone! Ma io! Zitta, zitta! A tu stai! Pardon, scusate, Don Vincenzo! Non vorrei importunarvi. Il dentista mi ha preso le improvvise. Ah, bene. Ma non mi diede ancora il preventivo. Non vi preoccupate, salutiamo. Tieni. Ci ho messo i calzini di ricambio, una caciotta e qualche torroncino che al nostro cugino ci piacciono tanto. Schifoso! Schifoso vegliacco! Secca la lingua, schizzati i denti, li carni, sfatti ogni pelo serpente! Don Vincenzo spunse tutto di dolore e di tormento quando seppe lo fatto avvenuto, mischinetto non ebbe contento. La Scalone inferocito corre, corre già filato, ansimante quasi impazzito, avvocato. Accomodatevi, cugino, accomodatevi. A casa tutti bene, eh? Beh. Donna Francesca, Antonio, le cuginette. Sì, sì, tutti bene. Ah, sono proprio contento. E qua il buon vento? Qua il buon vento? È cosa grave? Sì. Tumore. Onore. Ah. Bevete, mangiate, voi che potete. Io sogno una povera infelice. A Cistifellea mi si è gonfiata ancora e a notte non dormo. Beate voi altri che siete giovani e felici. Ora viene l'inverno e ritorno nel reumatismo e il cuore lascia a desiderare. Un dottore dice che si tratta della pressione. Non vado di corpo, non vado di corpo, che ci posso fare? Una mia carissima amica mi ha consigliato la radice indiana. Vincenzo, tu che sai tante cose, che dici? Mi farà bene sta radice indiana? Beh, chi lo sa? Carmela, alla porta! Sì,
Ecco, ecco. A questo Peppino ci possiamo fare una raccomandata con ricevuta di ritorno, che se non si fa vivo entro 24 ore ci facciamo una denuncia in base all'articolo 530, corruzione di minorenne. In questo caso si salva dalla galera solo se se la sposa. Articolo 544. Ma lui sa benissimo che questo voi non lo farete mai, vero caro cugino? Voi non volete che vostra figlia si sposi in forza di quest'articolo e che tutta la gente sappia la verità? No, mai. Giusto. Nei vostri panni avete fatto lo stesso. Ma allora? Io quello allora ammazzo. E vi pigliate 20 anni. Vedete, caro cugino, se voi l'aveste ammazzato nel momento che avete scoperto il fatto, sotto l'impulso dell'ira per l'offesa fatta al vostro onore, la pena poteva variare dai 3 ai 7 anni. Beh, insomma. È stato d'ira, cioè subito a caldo, oggi è tardi. La lite con Orlando Califano è un indice puntato contro di voi che vi accusa a premeditazione, cioè 20 anni. Malizia. A meno che... Che? A meno che la vendetta non fosse compiuta da altro membro della famiglia che non abbia proferito delle minacce. Uno cioè che scopre ora l'offesa fatta all'onore. Va e irresistibilmente ammazza. Ma chi potrebbe essere? Scartiamo subito donna Francesca e vostro padre. Scartiamo ovviamente Agnese, perché non mi pare sostenibile che essa scopra ora, improvvisamente, di essere stata disonorata. Mi sembra che da questo sommario elenco balzi evidente ai nostri occhi un nome. Antonio. Io? Oh. Antonio! Antonio! Antonio, su! Non capisco. Poco fa ci stavo parlando, ci stavo dando una notizia importante, quando improvvisamente, senza preavviso, ci deve nascere quel bubone sul naso. Cominciò a battere dentro dalla febbre e quasi spegne. Quasi 40. È un caso raro, ma può succedere. Ne curai uno nel 43 a Napoli. Lo chiamavamo shock da bombardamento. Sarà sufficiente una bella purghetta. Ma non si potrebbe fare una cura un po' più energica? Un po' di penicillina. Ecco, penicillina. Perché no? Penicillina, fiala, da 1 milione di unità. Non si può fare 2 milioni? E va bene. 2 milioni. Oh, bucca. Pace eterno, datemi consiglio. Oh, caro Don Vincenzo, a che debbo il piacere della vostra visita? O forse il dispiacere? Non vi preoccupate, a casa mia tutto è bene. Ah, meno male. E in che cosa posso esservi utile, eh? Peppino Califano. Prego. Dove si trova? Caro San Vincenzo, la vita oggi è dura. Hai voglia di tentare di renderla piacevole ai tuoi simili? Guardate qua. Sto perfezionando la chitarra elettrica con batteria portatile ad armacollo per serenate. Ma oggi chi ne fa più? Oggi alla fidanzata si spedisce un disco. E di rendere decorosa la morte, se ne cura nessuno? Che oggi chi c'ha un po' di denaro compra il frigo, il video, ma la cassa la si sceglie di legno plebeo. Insomma, gli affari sono difficili, Don Vincenzo. Ed io devo essere amico di tutti. Oddio, sapete com'è la gente di questo paese? Potreste ricevere una lettera anonima. E questi sono per il francobollo. Colui che cercate sta nascosto sotto la tonaca dello zio prete Recalbuto. Un amico anonimo, ma sempre agli ordini. Perfetto. Ecco qua. Questo è il porto d'armi, ineccepibile. Oh, la pistola, tu ricordalo bene, la porti sempre con te,
per via della paga degli operai, i pagamenti, eccetera. Oh, altra cosa fondamentale, avvicinato Peppino Califano, tu porgerai l'ultimatum. Sposerai mia sorella, se ti viene, tanto meglio per tutti. Caso contrario, scaricherai. Hai capito? Chiedo scusa, il caffè. Grazie, cugina. Quanto? Uno. Lascia stare, facciamo noi. Oh, dicevo, tu scaricherai tutte le caricature, ma che un solo colpo vada bene, uno solo sia quello mortale. Cioè, tu hai sparato totalmente accecato dall'ira, e quel solo colpo sarà stato una tragica fatalità. Questo mi serve in tribunale. Hai capito? Ah, così. Mio cugino ti garantisce un massimo di 5 anni. Ah, bene. Sarà meglio muoversi, casomai il treno fosse in orario. Ah. Oh. Ah. Che? Papà, scusate un momento, sono subito pronto. Vieni e muoviti. La occupato. Sì, lo so, Matilde, sono io. Matilde, tu in tutta sincerità, tu vuoi ancora bene a Peppino? Che? Se Peppino morirebbe, ti dispiacesse. Se Peppino morirebbe e tuo fratello andava in galera, eh? Matilde, come devo interpretare questo tuo silenzio? Chi tace acconsente. Ah. Lo spiritoso fai, Antonio, eh? Che c'è di cattivo gusto, Antonio, sono. E poi, perché Peppino dovrebbe morire, eh? Sì, ma... Oh, eccomi! Pazzo. Agnese, Agnese, ti dispiacesse se Peppino moriva e tuo fratello andrebbe in galera? Agnese, vado in cena a Ragalbuto, Peppino è dello zio prete. Non vorrei che uccida l'uomo che hai amato. Agnese! Tu schifoso vigliacco! Non l'hai verificato! Come hai detto? Agnese! Antonio! Eccolo! Avanti, su! Antonio! Ma no! Mamma! Mamma! Che c'è? Devo andare al gabinetto! Consolata! Aprici! Ma che fai? Io?
Nessuno di voi entra. Bisicato, apri. Entra. Allora, che mi volevi dire? Niente, maresciallo, che avete a dire? Ma tu? Tu non sei la figlia di Don Vincenzo Ascalone? Sì. Annina? Agnese. Ah, Bisicato, che guardi, siedi. Siedi anche tu, eh. Allora, che succede? Uno vuole ammazzare Annavocio. Vogliamo essere più precisi? Un pozzo. Bisicato, hai chiamato suo padre? No, no, non sia mai Dio. E allora, fiata? Mio fratello Antonio vuole ammazzare Peppino Califano. Ehi, ammazzare dove? Sta nascosto un convento di San Giuliano a Regalbuto. Antonio è partito 5 minuti fa. Partito? Come? Col treno. Ah, col treno, allora c'è tempo. Ma perché tuo fratello lo vuole ammazzare? Peppino non era fidanzato con la tua sorella più grande e non è stata lei a lasciarlo. E quindi semmai dovrebbe essere lui l'offeso. E allora perché Antonio gli vuole fare la festa, ah? Perché Peppino è uno schifoso vigliacco! Senti, ragazzina, adesso tu mi devi dire perché vuoi salvare la vita a Peppino e poi lo chiama schifoso e vigliacco. Niente, c'è stato qualcosa fra voi due. No! Bisicato, che scrivi? Lei dice no e tu scrivi no? E credi di essere a Treviso? Qui siamo in Sicilia. Ha detto no e forse vuol dire sì. Ma te lo dico io cosa c'è stato fra te e Califano. No, ma potresti cicare. Bisicato, vai a chiamare suo padre. Oh, no, per carità, vi prego. E come avete detto voi. Come stavo per dire? Adesso puoi scrivere. Ma tu quanti anni hai? Quasi 16. Ah, minorenne. Mi dovrai mettere una firmetta. Bisicato, a che punto siamo? Tu sei Anina? A domanda risponde. No, Agnese. Punto. Va, levati. Va a provare la camionetta, va. Cerchiamo questo convento. Gira dietro la piazza. Domandiamo quelli là. Ehi là! Gira dietro la piazza. Dobbiamo prima domandare. Ehi là! Per piacere, dove si trova il convento di San Giuliano? Il convento di San Giuliano, per piacere! Signor maresciallo, non rispondono. Non rispondono, Bisicato. Non rispondono. Vai, va. Peppino, dove vai? Peppino, che vai? Dove vai, Peppino? Fermati!
Scusate, reverendo. Alt! Fermo, devi gliacco! Ma insomma, che succede? Alt! Fermati! Ti intimo di fermarti! Io sparo! Io sparo! Ai! Maledizione! Maresciallo, lei qua, come mai? Puttana, bastarda, spia! Sto cugino, non complichiamo la cosa! State zitto, per carità! Niente! Calmatevi, cugino, calma, calma. Calma, cugino. Assassini! Vi prego, non scendere al loro livello, mai. Parlate forte, no, fatevi sentire! No, parlate piano, piano. Anzi, non parlate per niente, che è meglio. Concordo perfettamente con il mio collega. Mettete da parte i vostri rancori personali e fate in modo che niente trapele. Nulla è avvenuto. E ricordatevi che voi avete un solo vero nemico. Ed è lì. È chiaro? Mi sono spiegato. Il signor pretore. Permesso? Prego. Permesso? Permesso? E me lascia. Andiamo. Li faccio entrare. Subito. Avanti, su. Buongiorno, signor pretore. Buongiorno. Spenga la sigaretta. Ah, sì, perdone. Muovetevi, scendi. Grazie, grazie tanto. A Scalone Antonio. Presente. Voi, secondo quanto denunciato da vostra sorella? Sì. Volevate uccidere Califano Giuseppe. Io? Ma Agnese, impazzita, sarei. Sì, grazie. Signor pretore, le giuro, guardi, potessi morire, vero? Potessi morire, guardi. Magnifico, nega tutto, nega tutto. Ora tocca a Peppino. Allora mi lascia il posto. Sì. Leggo qui che voi scappavate inseguito dalla Scalone. Ma io non scappavo, correvo semplicemente. Anch'io correvo semplicemente. Correvano, correvano. Correvamo! Per l'orto. E la pistola? Avevo la pistola, signor maresciallo. Per carità, una pistola c'era, ma stava per terra. E di chi era? Se uno parasse a tutte le pistole che stanno per terra. E poi, signor pretore... Ma per quale motivo avrei dovuto uccidere Peppino? Siamo amici fraterni, è vero, Peppino? Sì. Ve lo dico io il motivo, anzi il movente. Qui c'è una denuncia per corruzione di minorenne che... No! Signor pretore, qui si vuole imbancare l'onore della mia famiglia! Che succede? A Scalone, l'illibatezza di mia figlia è indiscutibile! Quel documento non è valido, deve essere distrutto! Faccia sgombrare tutta quest'aula, sporgo denuncia per calunnia! Controllarsi, qui siamo in sede giudiziaria. Siamo in troppi! Cancelliere Pantaleone, ti avverto se ti accara la vita che sei una sola parola di quando si dice qua dentro! Grazie al pubblico ufficiale! Signor pretore, lo arresto? Non drammatizziamo! Non lo arresto. Signor pretore, non siamo né miliardari né baroni, signor pretore. Una sola ricchezza abbiamo, signor pretore. Un nome onorato. Qui siamo rigidamente vincolati dal segreto istruttorio. Si calmi e non si permetta più certe alzate, ha capito? Non spinga! Per piacere, signori, fuori, no, fuori! Per cortesia, signori! Mi lasci stare, maresciallo, così vediamo se possiamo semplificare le cose. Semplifichiamo. Grazie. Zitti però. E intanto vada a sedersi anche lei là con gli altri. Sì.
Sedete lì. Ma in silenzio, per favore. Allora, vediamo di semplificare. Dunque, signorina. E lui? Siedi, Agnese. Tu confermi la denuncia fatta al maresciallo? Signor pretore, fu sicuramente una bizzarria. È ragazzina, spero carina di papà, una burla fu. Dillo al signor pretore. Illibata, signor pretore. Illibatissima. Agnese, una falsa denuncia è un reato grave. Non vorrai andare a finire in prigione, eh? Rispondi. Maresciallo, scusi, ma non puoi chiamare il medico condotto? Senz'altro. Ti faccio visitare subito, subito, così appuriamo se hai denunciato il falso. Lei non avrà niente in contrario, vero? No, no. E perché? Bene. E lei, signora? Io? No. E lei? No, per carità. Lei neanche, immagino. No. E tu, Agnese? No, non voglio, non voglio! L'hanno già visitata! No, non è vero! Aspetti, maresciallo. Non mi ero mosso. Stiamo perdendo tempo con un'isterica, signor pretore! Silenzio! Ma insomma, ragazzina, sei libata o no? Rispondi! Rispondi! Lui! Lui lo sa che è successo quel giorno, lo sa lui! Io? Sì, tu! Tu! Sono illibata! Rispondi al signor pretore se sono illibata! E se non sei illibata? Io che c'entro? Che c'entro? E che per forza io devo essere stato? Ma signor pretore, quale mi vedo, io posso giurare che non... Signor pretore, la mia famiglia è antica e onorata, e mai che fu costretta a rivolgersi alla legge. Rigolone! Anche noi nel passato avemmo disgraziatamente talune morti violente, ma mai ricorremmo alla legge perché abbiamo una dignità, signor pretore. Ma al punto in cui siamo, ebbene, devo affermare che questa mia sciagurata figlia fu manomessa da questo porco e abominevole individuo. E possiamo produrre anche dei testimoni, per primo il reverendo signor padre. Mamma! Signor pretore, io questa infamia non la conoscevo. Finora di tutta questa faccenda non ne sapevo niente. Lo scriva, cancelliere, lo scriva! Il fatto è che c'è anche un po' di febbre. Sì, grazie. E meno male che si voleva semplificare. La deve demolire moralmente, buttana e buttana. Ma avvocato, che fa? Dice a me. No, no, lei è quell'altro. Mi scusi, signor pretore. Articolo 530, se non dimostra che la ragazza era già corrotta, lei è spacciato. Insomma, avvocato. Mi scusi, signor pretore. Il mio assistito mi stava dicendo che vorrebbe raccontare lui come si svolsero i fatti di questa presunta seduzione. Lei lo consente? Cancelliere, c'è ancora da scrivere. Coraggio, sentiamo. Avanti. Coraggio. Venga. Coraggio. Venga, venga. Oh, sentiamo. Io frequentavo saltuariamente da qualche tempo Casa Scalone, in quanto trattavasi della dimora della mia ex fidanzata, la signorina Matilde. Avevo già avuto modo di notare certi atteggiamenti, certi sguardi invitanti della qui presente, ma non volle rilevare, pur se da essi imbarazzato. No, non è vero. Silenzio. Stringiamo, per piacere. Senz'altro. Il 12 luglio, ultimo scorso, mi pare, fu invitato a colazione dagli Ascalone. La mattina presto? No, all'1:30, a colazione. E all'ora di capranzo? A pranzo. Dopo mangiato, tutti andarono a dormire. Io rimasi in salotto con la mia allora fidanzata, la signorina Matilde, e la di lei sorella qui presente.
Sei impazzita? Ma che fai, Andresa? Che fai? Ma che mi vuoi fare? Ma va bene, ti voglio, ti voglio. Ma io sono fidanzato! No, ma va! È disgraziato! È unica terra! Finiamola, signori! Basta! Ma che lo serverlo! Sempre ci voglio! Agnese! Agnese, chi hai? Chi hai? Sta male, Agnese! Portatela fuori! Si sente male. Cancelliere, ha scritto tutto? Avvocato, si ricordi che questa versione dei fatti la dovrà ripetere pari pari al processo. Ma come? Dà corso alla denuncia. Maresciallo, lo metta dentro. Imbecille. No, avvocato. Avvocato, ma che... Faccio richiesta formale di libertà provvisoria. La farà il giudice istruttore. Per ora il suo assistito è denunciato in stato di arresto. Signori, potete andare. Buongiorno. 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 Ora vediamo che... Ehi, tu, Ascalone Antonio. Presente. Sei denunciato a piede libero per minaccia a mano armata, eh? Chiudo? Chiuda, chiuda. Avvocato mio, ridete, ridete anche tu, se non ti spacco la testa. Amici, professore, ragioniere, Agnesuzza, lo vuoi il gelatino? Avanti, che ti piace. Avanti, avanti. I miei rispetti. Antonio, lo vuoi anche tu? Avanti, cugino, maestro bello. Scusa. Salutiamo. 5 cremini al limone. Quanto si mette. Nausea, nausea. Te, tu piglia qua, te. Ah, io lo voglio al pistacchio. Te, pistacchio. Lo volevo al pistacchio. Cugino. Grazie. Non è male, anzi, speriamo che non sia sofisticato. Di nuovo, professore. Carissimo, mi levate una curiosità? Prego. Ma è vero che Antonio e Peppino Califano si presero? Oh, però in questo paese non si può tenere nascosto più nulla. È vero, a causa che Matilde non ne volle più sapere di Peppino. E Peppino si è messo in testa che noi altri eravamo contrari a quel fidanzamento. E non è vero. Ma professore mio, è che siamo nel Medioevo. A Matilde non si piaceva, punto e basta. Al cuore non si comanda. No. Bevo mangio a tutti. Buongiorno. Salutiamo. Infame, spia, ecco. No, papà, controllati. E lo vedete piede tu, che stronzo migliaccone, puttinarmi. Ma che cosa mi rimproveri, fece il mio dovere. Matilde. C'è Matilde, piano, per carità. Da qui non uscirai più, nemmeno per andare al cesso. Papà, mamma. Sì, carina, ho capito tutto. Tutto quanto faceste per costringere Peppino a sposarmi. Ma è inutile, tardi è. Quel perfido, siccome non mi vuole, non mi merita. Quantunque, grazie a tutti. Anche a te, fratello mio. È il barone Rizzieri, vengo! La legge parla chiaro. Articolo 544. Per i delitti previsti dal capo primo dell'articolo 530, che poi sarebbe la violenza carnale, la corruzione dei minorenni, tutte le cose che ha fatto lei, eccetera, il matrimonio che l'autore del reato contragga con la persona offesa estingue il reato. Quindi bisogna sposarla. Non lo sposo! Meglio la galera che sposare quella stesonerata. Beh, lei a noi mica ci può fare il racconto che ha fatto al pretore, che già neanche lui ci ha creduto. È lei che l'ha disonorata.
Ah, e siccome fui io a sdesonorarla, allora non sarebbe sdesonorata. Certo. Ma bella logica la sua, avvocato. Peppino, con la fedina criminale sporca neanche il concorso al Ministero di Roma puoi fare. Maledizione. Su, su, bidozzo da mamma, coraggio, l'avvocato ha ottenuto di farti uscire. Libertà provvisoria, naturalmente. Incrociami, misero. Incrociami, misero, mamma. Figlio, figlio, figlio mio. Eccola! Portatela avanti! Siete contento di sposare qui presente a Bottana? No! Vi dichiaro marito e moglie! No! Marito e moglie! Tutto ok! Cugino! 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 L'articolo 530 stabilisce che in caso di corruzione di minorenne... Il papà stanno venendo, stanno arrivando. Davanti a tutto il paese si dovranno umiliare. E pubblicamente. Dammi sta giacca. Davanti a tutto il paese. Papà, ma che vogliono quelli da me? Io Peppino non lo voglio più. Non sono mica uno straccio che prima si butta e poi si piglia. Poi si ributta e poi si ripiglia. Oh! Che soddisfazione per quel ricattatore infame. Stai calma, stai calma. Don Vincenzo! Don Vincenzo, una preghiera. Ah, venivate da me? Sì. Scusate, ma ho molto da fare. Parlammo a lungo con Peppino. Insomma, Don Vincenzo pare che sia disposto a... A che? Ad accedere. Accedere a che? A sposare Agnese. Oh, quale onore. Troppo comodo. Troppo comodo e troppo facile. Troppo comodo, troppo facile e troppo semplice. E potrei continuare. Ma Don Vincenzo, da che cosa vi vengono tutte queste bizzarrie? Ma i vostri risentimenti sono ormai fuori luogo. Siamo tutti con l'acqua alla gola, Don Vincenzo. Da dove vi vengono queste bizzarrie? Sentiamo, perché dovrei dare mia figlia Agnese a vostro figlio Peppino? Perché? Beh, perché insomma... Perché fra 9 mesi, anzi fra 8 mesi, a vostra figlia Agnese ci nascerà un figlio. No, 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 no. Perché vostro figlio altrimenti va in galera. Perciò, datosi che senza mia colpa la cosa è finita in mano alla giustizia e che la prospettiva attuale è quella di un matrimonio in galera, che sarebbe come dire poi galeotta e puttana oggi sposi, io vi dico di no, perché mia figlia puttana non deve essere. Voi dite... Ribadisco. Ora, datosi che Agnese non può avere nessuna necessità di stipulare un siffatto matrimonio in quanto illibatissima, io ve la rifiuto. Don Vincenzo, vi prego. Aspettate. D'altronde voi avete il diritto di insistere per farmi cambiare idea. Che ve lo posso proibire? No, non ve lo posso proibire. Perciò... Perciò che? Perciò insistete. Ma forte, a voce alta, che vi sentono tutti, tutti. E badate, vi avverto che non sarà facile convincermi, perché sarò durissimo, quasi irremovibile. Insomma, mi avete seccato! No! No, no e no! Io mia figlia Agnesina, vostra figlia Peppino, non gliela do! E basta! Ma che parlo, turco? Roba da pazzi, ma quanto sono petulante, professore! Cosa vi succede, Don Vincenzo? Cose da pazzi! Quel Peppino, indovinate un po'. Filippo, un bell'anno ci hanno ghiacciato. Ma sapete che va dicendo? Che lo abbiamo compromesso. Come? Siccome non ha potuto avere Matilde, ora si è messo in testa che vuole sposare Rosaura. Cioè, no, cosa Agnese. Ma è assurdo. Ma come? Prima Matilde e poi Agnese? Direi. E il padre e la madre, sapete che mi vengono a dire?
che è invaghito. Ma a parte che Agnese ha appena 16 anni e probabilmente non ne vorrebbe sapere, ma mi pare che io la darei a un tipo simile. Dico bene, signor maresciallo? Oh, amici carissimi, mi raccomando. Acqua in bocca. Signor maresciallo... Vincenzo. E che sogno, Sciamonito, va. Che cosa fu? Dimmi perché, anima mia. Più passione, più forza. Patetica, fa presto. Aspetto che finisce il refrè. Deve sentire tutto il paese. Oh, Bettina. Giuseppe Califano, ti avverto, mia figlia non te la darò mai! 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 Ma che succede? Zitta, schifosa! Peppino è tornato, perdonatelo, forse mi ama ancora. E voi che fate, dai, andiamo a cucare. Domani Matilde parto con nonno. Vada a zia Carmela, che sta molto male, intesi? Tornerà quando tutto è sistemato. Saluto papà, mi raccomando. Addio, Matilde. Scrivete un po' le notizie, arrivederci. Au revoir. Oh, ferma! Allora me ne vado, Vincenzo. Vai, va. Scusate, Don Vincenzo, vi dovrei dire una cosa. Prego, dite. Io lo so che Matilde è stata allontanata per il provocatorio comportamento di Peppino Califano e... Sigaretta? Grazie. E avete fatto benissimo. Ma non credete che sia mio dovere intervenire, affrontare questo signore e spiegargli personalmente che non ha il diritto di... Barone mio, non vi avvilite con i Califano, non lo meritano, credete a me. Già, per loro questa notte fu una notte di Gian Bartolomeo, roba da sprofondare sotto palanche di ridicolo. Piuttosto, se non sbaglio, vi ho visto sorridere in piena libertà, permettete? Superbi, non si riconoscono, vostri sembrano. Ma non lo sono ancora. Il preventivo ve lo fece il dottor Paternò. E qualcosa di più, il conto. Posso? Diritto. Lo leggerò con calma, caro Rizzieri. Posso chiamarvi Rizzieri? Ma certo, papà. Posso chiamarvi, papà? Ma diamoci del tu. Oh, ci onorerai a cena stasera, eh? Troppo disturbo. Lasagne, cacate e sarda beccafico. Alle 20:30. Papà. Oh, scusi infiniti, salutiamo, felicissima giornata.
Illustre maresciallo, a che debbo il dispiacere della vostra visita? Pasquale Profumo, alle corti. Ho visto l'entrata e l'uscita. Il resto, ditemelo voi. Maresciallo, ma è segreto professionale. Paese. Meglio, molto meglio. Comandi. Oppure un'atomica. Ah. Tira fuori la jeep, ce l'andiamo. Sì, signore, ma non ho capito quello che ha detto prima. Tu non devi capire. E sedi. Ecco, proprio oggi che gheggiara la processione. Oggi c'è un rapimento. Un rapimento? Una ragazza, muoviti, cretino. Agnese, Agnese, ma dove sei? Credevo che fosse papà. Su, sbrigati, col suo permesso vestiti che usciamo. Usciamo? Sì, è San Liborio, andiamo alla messa che ne hai bisogno. E lavati dappertutto. Mamma, e questo dove l'hai messo? Puttana di diavolo. Che fai, bisicato? Rimani lì? Ma non c'era un rapimento, signor maresciallo? Appunto, appunto, rapimento. Un rapimento. Ma dove? Oh, non vedo nessuno. Il rapimento lo stanno facendo in paese, bisicato. Siedi. Anzi, sdraiati. A che pensi? Niente, non penso. No, tu pensi e non devi pensare. Ah. Forse sta diventando un po' nuvolo. Piovesse sale. Sentiamo, bisicato. Quello oggi rapisce la ragazza. Tu che faresti? Arrestarlo. Arrestarlo subito, signor maresciallo. Bravo, così. Quello domani la sposa e tu lo devi rilasciare per forza. E faresti pure la figura del fesso. Perché mettilo bene in testa, bisicato. Il matrimonio estingue il reato. Rapimento, violenza carnale, seduzione di incapace, circonvenzione di minorenne. Articolo 544. Il matrimonio cancella ogni cosa, bisicato. E assai meglio di un'amnistia. Tu lo sapevi? No. E qui in Sicilia lo sanno anche i ragazzini. Lo imparano assieme al catechismo. Ma perché non si sposano senza rapirsi? È perché lui non la vuole. Ma allora perché la rapisce? Perché così la deve sposare per forza. Sono tutti d'accordo, bisicato. Ma lui no? Anche lui, bisicato, anche lui. Non ho capito, signor maresciallo. Con rispetto parlando, proprio non ho capito niente. Tutto non puoi capire, bisicato. Sono questioni d'onore. Sempre questioni d'onore. Ah. Sale grosso, dovrebbe piovere. A seccarci tutti. Mettiti da questa parte. E perché? Perché Annina è più piccola e ci aspetta alla sinistra. Mai sentito? E poi ci stava alla sinistra. Zitta! Aiuto! Aiuto!
Ogni tutta mia! Salvatemi! Ammaleritto Peppino, ammaleritto, andiamo a mano che ti darò i peri! E che se ne pentita la diventa! Michele, ferma! Vieni qua! Vattene! Torna in paese! Torna in paese! Io andrò in galera! Va, schifosa! Vattene! Che fa? Si è fermata? No, torna in paese. Ma come? Così, disonorata davanti a tutti. Non è possibile. Disgraziata! Torna in paese! Ti aspettano tutti in piazza! Tutti! Anche i cani! Vergognata, facci vedere la pancia a tutti! Corri! Non ti fare aspettare! Va! Siamo, sta uscendo la processione. Ce ne possiamo andare, vai, va. Don Vincenzo, vi bacio le mani e vi chiedo perdono. Alza sta faccia, prima di schiaffeggio. Poi mi bacia la mano. E ora ti perdono. Entra sciagurato. Grazie.
casa aperta a tutti gli amici. Avanti, accomodate. Mariano. Cos'è? Confetti, con l'eterna riconoscenza degli sposini. Ah, già sposati? Non ancora. Abbiamo chiesto al vescovo la dispensa delle pubblicazioni. Domani o dopo verranno. Ecco la copia della lettera. Ce l'ho io. Eccola. Dica la verità. Se tutte le controversie giuridiche si potessero risolvere così simpaticamente, sarebbe un gran bel vivere, no? Come no? Cancelliere? Così. Francesca, vieni per me. Eccolo qua. Buongiorno. Buongiorno, giovanotto. Sicché lei intende sposare la signorina Agnesa Scalone? Senz'altro. Cancelliere, scriva. Lei scriva sempre, eh? E dov'è la signorina Scalone? Qua. Agnese! Eccola. Ah, brava. Vieni, vieni. Eccola, signor pretore. Dunque, signorina, sentiamo. Lei è d'accordo? È contenta di sposare Giuseppe Califano? È contentissima, signor pretore. Signorina, vuole sposare Giuseppe Califano? Agnesuzza. Agnesuzza, risponde al signor pretore. Su, 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 carina. Figlia mia, parla. Agnese, rispondi. Agnese, rispondi, sì o no? Sì, 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 sì! Signor pretore, piange di contentezza! Sono lacrime di felicità! Però ha detto sì, ha sentito anche lei, signor pretore! Agnese, cosa potrà pensare così il signor pretore? Agnese! No! Poi, basta! Fuori, fuori tutti! Schifosa, di scanno! Dica se contento! A Scalone lei non scanna nessuno! La incrimino per minacce, per maltrattamenti e per circonvenzione di minore. Scriva, cancelliere! Quanto a lei, Giuseppe Califano, resta incriminato per il precedente reato di corruzione di minorenne ed ora anche per rapimento, ai sensi dell'articolo 522 del codice penale. Uè, lo processano! Processano a Peppino Califano! E a quanto? A giorno, a porte chiuse! Chiuse? Chiusissime! E che significa? Cosa tratta di cose innominabili? Di cose venere. Ma è lui che non la vuole. Ma no, è lei. Lei, allora il motivo è chiaro. Non capisco. Dal momento che c'è stato il ratto. E allora? Ma come? C'è stato il ratto ed è lei che non lo vuole. Professore, Peppino Califano è impotente. Scusate, indietro, lasciate passare. Lasciate passare. Largo. Peppino! Peppino
Io ve lo dissi sempre. Quella è una bottana, dalla camminata si vedeva. Ma allora, perché condannano a lui? Perché quella minorenne. E a lui da un pezzo se l'era fatta. E il rapimento fu tutto un coperchio. Secondo me, anche le sorelle non me la contano tutta. È una famiglia di grandissime buttanone. Vincenzo! Vincenzo! Lasciami perdere! Vincenzo, lo dico! Vincenzo, lo dico! Muoviti, cammina! Ascalone! Ascalone, aspettate! Devo parlare! Affermate! È troppo! Non dovete spiegare! Siamo finiti tutti in un mare di merda! Levate dai piedi, miserabile! Miserabile sì, ma con un decoro che non si compra a nessun prezzo. Brava, brava, ora sta bene.
cara figlia, brava, 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 brava. Che fanno tutto qua? Che faccia, Carmela? È venuta per papà. Ci sono anche i cugini di Ragusa. Brava. Le zie di Agira e quelle di Missile Mary. E i cugini brava. Di Agrigento, che tu non conosci. Vieni. Vieni, bella di papà. Vieni, che ti voglio ringraziare. Dammi la mano. Agnese, dai la mano a papà. Grazie, grazie. Avvicinati. Vieni, vieni Peppino. Dammi la mano. Grazie, grazie a tutti e due. Grazie. Shmoniti. Il velo. Bello, bello. Un sogno, una nuvola d'amore. Che fanno? Agnese è quasi pronta. La cerimonia è alle 10. Ti accalmo. Ti fermo. Non ce la faccio. Avvicinate. Avvicinate. Me ne vado. Me ne vado. Ma che dite, cugino, per l'amor di Dio? Me ne vado. Però che nessuno sappia. Che nessuno sappia. Se no... Si rimanda ancora. Tutto è perduto. Non ditelo. Non ditelo fino a dopo il matrimonio. Ma cugino. Andate. 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 Ma... Andate. Cugino. Dite. Dottore, io sto bene. Con la sera l'ha ammalata così. Ma... Uscite. Andiamo, andiamo. Riposo. Dormo. Non ti turbare, non ditelo, e chiudete, chiudetevi dentro, ridete, ridete, che oggi è festa, grandissima festa, evviva, evviva, evviva. Giuseppe Califano, vuoi prendere in tua... Forse sarebbe ora di scrivere la verità a Matilde e informarla ad ogni cosa. Eh? Povera figlia mia, due brutte notizie. Peppino che si è sposato, il barone che l'ha lasciata. Per questo ce ne sarebbe anche una terza. Come? Niente, niente. Datevi le veste. Si scambiano il simbolo di fede perenne. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.